ogni ministro di Pietro ha detto delle cose, tre cose fondamentali. Ha detto, i soldati di Casoria devono essere assistiti nel miglior modo possibile. Però caro ministro, a Casoria la cosa è un po' particolare, è sempre stata particolare. E sente che noi abbiamo sempre a che fare, gli enti locali, non abbiamo mai potuto. Diamo un saluto al nostro candidato sindaco Enzo Cascora. Abbiamo mai potuto avere i diritti che ci toccano veramente, quei diritti che tanti politici a volte elogiano per la televisione quando stanno nei comizi, elogiano la Costituzione italiana, l'articolo numero 1, ma solo in teoria però questo lo fanno, in pratica a Casoria non esiste niente. Guardate signor Ministro, qua la notte è dura, perché noi ogni volta i soldati di Casoria abbiamo fatto delle lotte immaginabili e ci siamo trovati sempre davanti a un muro di gomma. Ecco, Casoria negli ultimi tempi è stato tipo come un'osteria senza l'oste, laddove ognuno veniva, mangiava e se ne andava senza pagare il conto. Ma ora però le cose sono cambiate, perché Casoria adesso un osto ce l'ha, un oste, è solo il movimento di lotta per il lavoro e c'è anche un menù. Il menù sono i progetti di cittadini non sanno che stanno sul comune di Casoria, che devono venire a cadere sul comune di Casoria. E c'è anche un prezzo da pagare, perché siamo stupidi. Ma questa volta il prezzo lo pagheranno i politici qualora andranno a governare e non faranno il loro dovere come il dovere come si deve. Noi siamo pronti a tutti. Come gli diamo noi voti, così glieli togliamo. Caro Ministro, noi siamo stati in tutte le altre assemblee, qualcuno ha potuto dire anche che noi eravamo manipolati da qualche politico, ma voi dovete sapere che il movimento di lotta è apolitico, non abbiamo nessun interesse di partito, noi abbiamo un solo obiettivo, la nostra politica è il lavoro e noi come disoccupati e cittadini lo vogliamo perché ci tocca per diritto, ci tocca per diritto, il diritto al lavoro non si nega a nessuno. Grazie. Sembra un paradosso, ringraziare proprio voi disoccupati che grazie a questa presenza continua avete reso il dibattito sul tema lavoro centrale di questa campagna elettorale, siete stati una presenza colorata, tranquilla, che ha veramente arricchito i nostri dibattiti. L'onorevole Di Pietro parlava di una coalizione di persone per bene ed è probabilmente così. La caratteristica principale è questa, quella di aver messo insieme delle persone per bene che hanno sposato un esperimento politico, un esperimento che vede insieme una grossa anima moderata con quello che è forse il partito più importante della sinistra moderata, ovvero il Partito Democratico. Noi abbiamo qui stasera in rappresentanza del Partito Democratico l'onorevole Andrea Orlando.